Siamo con Davide Mezzanotti, allenatore del Levico Terme, un pareggio che lascia molto amaro in bocca, mister. Sì, sicuramente, anche perché a fine campionato su queste partite sono giocate in questo modo, no? Magari non belle da vedere, noi eravamo sopra e dovevamo essere bravi a portare a casa l'1-0, invece abbiamo preso un gol un po' particolare e quindi siamo molto amareggiati, almeno io lo sono. Un pareggio che lascia sostanzialmente la situazione di classifica invariata in questo momento, il Levico seppur terzo ultimo sarebbe retrocesso, con quale spirito affrontiamo le prossime 4 gare? No, le gare intanto sono 2 di campionato e poi vedremo se ci sarà anche la terza, se siamo bravi. Noi dobbiamo affrontarle al massimo perché noi ce la giochiamo con tutti, venivamo da una bella vittoria fuori casa e oggi volevamo sicuramente, io e tutti i ragazzi, portare a casa il bottino pieno, poi l'episodio ci è andato contro e quindi portiamo a casa 1-1, noi dobbiamo guardare avanti, c'è un punto da recuperare, dobbiamo recuperarlo, punto. A questo punto la corsa è su una in particolare delle squadre oppure non guardate in faccia a nessuno e affrontate semplicemente la partita per vincere la prossima? No, affrontiamo partita per partita, dobbiamo recuperare un punto perché recuperando un punto automaticamente siamo dentro i play-out perché siamo terzulti e quindi dobbiamo recuperarlo, dove? Staremo a vedere, però dobbiamo farlo. Thank you.